Oggigiorno, in particolar modo, ci occuperemo di quattro altre casistiche che sono state riscontrate in quest'ultimo semestre. In particolare, diciamo, fanno riferimento a variazioni societarie, pagamenti oltre i 90 giorni, clausola restrittiva della concorrenza, che fa riferimento all'articolo 41,2 bis del GS 50 del 2016. E un altro rilievo è attinente a, quello che, a quelle che sono le modifiche degli elementi essenziali del contratto. Come sempre, diciamo, proponiamo quegli argomenti di discussione per cercare di mettere a fattor comune quelle che sono, diciamo, le difficoltà, gli errori, le criticità che sono state riscontrate dall'ADA su alcuni dipartimenti. Condividendo quelli che sono stati o diciamo, i punti di vista diciamo, del Dipartimento in merito al motivo per il quale è stata considerata la spesa regolare, e invece condividiamo pure quelli che sono i riscontri effettuati dall'ADA attraverso i quali invece ritiene che la spesa a mandato a certificazione debba essere invece eliminata e espunta diciamo, dai conti in via della Commissione europea. Nello sviluppare questi argomenti, diciamo, dovremo parlare di queste, diciamo, ulteriori, diciamo, problematiche, diciamo, comunque di questi ulteriori argomenti, che sono le variazioni sostanziali e non sostanziali. Qua stiamo parlando, diciamo, siamo nell'ambito del regime di aiuto, dell'articolo 132, del regolamento, dell'articolo 41,2 bis, diciamo, con riferimento diciamo, limitazione della concorrenza, a un comunicato del presidente dell'ANAC, a una sentenza del Consiglio di Stato, alla decisione, diciamo, 3452, che è quella che individua le rettifiche da applicare ai contratti agli appalti, e infine, diciamo, i documenti, diciamo, il documento principale, i documenti da cui sono state tirate fuori queste informazioni sono appunto i rapporti di audit del campionamento del secondo semestre 2021. Allora, variazioni societarie. Questo, diciamo, è il primo caso studio, diciamo, che sottopongo, diciamo, oggi. In particolar modo si tratta di un rilievo non ha portato a una ratifica finanziaria, ma che alle spalle si porta tutta una serie di considerazioni che non sempre, diciamo, hanno un lieto fine. Allora, in questo caso, diciamo, la questione che, cioè, viene sollevata dall'ADA riguarda il fatto, diciamo, che un'impresa che ha ottenuto un finanziamento nell'ambito di un regime di aiuto del programma operativo, diciamo, senza fare alcun tipo di comunicazione, effettuato una variazione societaria importante, rilevante, diciamo, variazione societaria che di fatto viene riscontrata e diciamo, evidenziata dall'ADA, cioè il Dipartimento, diciamo, non aveva adeguatamente, perché, diciamo, non informato a parte del beneficiario, non aveva adeguatamente affrontato, diciamo, diciamo, questa modifica che poi non ha un impatto finanziario, ma il fatto che non abbia un impatto finanziario è soltanto, diciamo, perché, diciamo, il caso è diciamo, il punteggio iniziale che aveva ottenuto il progetto in sede di valutazione era talmente alto che anche a seguito della riassegnazione dei punteggi comunque rimane finanziabile. Vediamo, diciamo, di cosa si tratta. Diciamo, il progetto in questione era un progetto che prevedeva, diciamo, ho preso degli stralci dal modulo di domanda e dalla documentazione di progetto. Quindi, cioè, la società intende creare una piattaforma che possa semplificare la ricerca, la prenotazione e l'acquisto di itinerari complessi, confrontando e combinando diversi tipi di trasporti e consentendo l'acquisto di vari servizi con un solo clic. Diciamo, è un progetto che prevede un portale web e una piattaforma attraverso la quale è possibile fare, diciamo, prenotazioni, e a detta, diciamo, dell'impresa, questa piattaforma sarà in grado di sviluppare o comunque sostenere lo sviluppo dei prodotti e dei servizi ad alto valore aggiunto nei mercati di nicchia. Diciamo, dalla lettura del progetto, diciamo,
come dire, rimane uno un po' così, perché diciamo, autodichiararsi che una piattaforma appena costituita abbia tutte queste caratteristiche, certamente lascia un po' diciamo, il dubbio se effettivamente tutte queste cose qua sono in grado di essere realizzate e come le stesse possono essere verificate in sede ex post. E la cosa, diciamo, interessante, diciamo, che voglio sottoporre alla comunità è il fatto, diciamo, che questo progetto ottiene 77 punti, che rispetto a quelli che sono i punteggi mediamente attribuiti all'interno, diciamo, dell'avviso, è un punteggio, diciamo, altissimo. Vi mostro quelli che sono i criteri di valutazione, i punteggi massimi che potevano essere abbinati, insomma, attribuiti alla valutazione di questa tipologia di progetto, senza entrare nel merito, ma proprio guardandole in maniera molto, diciamo, proprio a volo d'uccello. Il fatto, diciamo, che questi criteri di selezione dell'avviso cubano in totale 80 punti. Allora, il punteggio che può essere attribuito all'operazione è massimo 100 punti, di cui 80 attribuibili in questa maniera e 20 punti, diciamo, con altri criteri. Gli altri criteri però sono accessori e premiali, quindi servono, ma, diciamo, i fondamentali sono questi, quindi 80 punti massimo. Di questi 80 punti, diciamo, loro tra questi e anche quelli premiali ne ottengono 77. Il criterio, diciamo, che verrà poi modificato in sede di post audit dell'ADA è il primo: coerenza delle competenze possedute dai proponenti rispetto alla specifica attività della nuova impresa, che loro hanno preso il massimo del punteggio. Credo che nella slide successiva sì, avevo anche indicato quali erano i criteri già previsti nel bando per poter attribuire questo punteggio. Per ottenere un punteggio così alto significa che, diciamo, il progetto, diciamo, è stato, diciamo, in gran parte valutato come un ottimo progetto. Gli altri criteri che fanno riferimento e che determinano il punteggio della valutazione di ripresa sono quelli che definiti criteri premiali, che se li leggiamo velocemente ci accorgiamo che integrazione con la pertinente area tematica della strategia regionale S3, che è il primo criterio, diciamo, era quasi necessario il default, se no non era possibile partecipare. I criteri contrassegnati dalla saetta rossa sono quelli che nella quasi totalità delle imprese non hanno ottenuto alcun tipo di punteggio, perché un'impresa difficilmente può ottenere il rating di legalità, almeno nell'ambito della redazione di un progetto di investimento. Diciamo, raramente hanno presentato adesioni a contratti di rete, quasi mai hanno tra i soggetti proponenti soggetti che intraprendono percorsi di legalità consentiti dalla legislazione vigente, e quasi, diciamo, mai hanno utilizzato beni confiscati alla criminalità organizzata. Quindi noi, diciamo, in questi criteri premiali, di fatto gli unici che rimanevano disponibili erano il primo, il 4 e il 5, che cubono in totale 9 punti. Quindi noi abbiamo, su un totale di 89 punti, questa impresa ha preso 77 punti. Quindi il progetto chiaramente è stato considerato dalla Commissione, diciamo, un progetto assolutamente, diciamo, da premiare e da finanziare. Cosa avviene, diciamo, all'interno, diciamo, nel corso del tempo, diciamo, e cosa rileva l'ADA? Allora, dal formulario allegato alla domanda di ammissione, che avviene nel 2017, il team di progetto per la realizzazione del programma di investimento prevede il coinvolgimento di due signori, sostanzialmente. Il signor Rossi, diciamo, io che abbiamo cercato di modificare nomi e date per rendere quanto più anonimi le informazioni. Quindi il signor Rossi viene indicato come responsabile di marketing. L'altro, diciamo, socio, il signor Bianchi, invece come coordinatore del progetto, è responsabile tecnico informatico e web designer. Entrambi hanno esperienze di oltre 10 anni nel settore, diciamo, del marketing e diciamo, come tecnico informatico. Quindi ottengono da questo punto di vista il punteggio massimo.
Da un accertamento che fa l'ADA, si evince che invece dalla misura cambiale storica, in data 2019, viene comunicata alla Camera di Commercio che l'amministratore unico, il signor Rossi, cessa, diciamo, la qualità di amministratore unico. Inoltre, qualche mese prima, all'inizio del 2019, lui, il signor Rossi, aveva ceduto la sua quota al signor Bianchi. Quindi il signor Bianchi era divenuto nel tempo prima socio unico e poi socio unico amministratore delegato della società. A questo punto, di tutta questa storia, non viene data alcun tipo di comunicazione al CDR. A questo punto, cioè, l'ADA chiede al CDR di avere, come dire, rassicurazioni in merito al fatto, diciamo, che questo, diciamo, sconvolgimento della campagna societaria abbia di fatto mantenuto all'interno della società le capacità per poter portare avanti un progetto, diciamo, così ambizioso, diciamo, che richiede delle capacità tecniche di progettazione informatica, piuttosto anche di marketing, che sono in parte venute a mancare a seguito di questa modificazione. L'altra cosa, diciamo, che è importante è che la società si è trasformata da una società con più persone ad una società unipersonale, dove quindi da un certo punto di vista vengono a mancare quelle che erano le garanzie o comunque finanziarie che potevano essere apportate dal signor Rossi, che invece è uscito, diciamo, dalla compagine societaria. A questo punto, diciamo, si mette in moto, diciamo, un'attività di messa in sicurezza della pratica che parte nel 2021, perché noi quindi ci stiamo ripercorrendo, diciamo, la linea del tempo. Nel 2017 presentano la domanda, nel 2019 fanno queste modifiche societarie e non comunicano niente a nessuno. Nel 2021, a novembre del 2021, la ditta, chiaramente sollecitata dal Dipartimento, invia un documento nel quale attesta di possedere, di mantenere ancora le capacità tecnico-operative per la realizzazione del progetto. E in tal senso dichiara come sarà sviluppato il progetto. A questo punto il signor Bianchi, il socio che è diventato socio unico e amministratore delegato, sostanzialmente si intesta tutte le funzioni, diciamo, tipiche dell'impresa, quindi area amministrativa, area tecnica, coordinamento delle attività informatiche per la progettazione e realizzazione del software previsto per l'investimento. Quindi, diciamo, è lui il fulcro del progetto. In seconda battuta dice però che assieme a lui operano due addetti di cui fornisce, diciamo, i CV, che i due addetti hanno uno un'esperienza settennale come responsabile commerciale e l'altro sostanzialmente una persona neolaureata. Come sono contrattualizzate queste persone? Uno con un contratto di consulenza professionale e l'altro con un contratto di tirocinio trimestrale. Diciamo che si cerca di mettere una pezza, diciamo, a quello, diciamo, che è diciamo, la sostenibilità del progetto. Per tale ragione, il progetto, diciamo, il CDR decide di mandare il progetto di nuovo in commissione di valutazione a dicembre 2021, quindi a distanza di 4 anni, rimanda il progetto, diciamo, alla commissione di valutazione per verificare se effettivamente queste modifiche intervenute sia nell'ambito societario che nella distribuzione dei carichi di lavoro tra i soci o tra diciamo, i soci, il socio unico e i nuovi consulenti, effettivamente permettono di poter mantenere fermo il punteggio e quindi, diciamo, permettere, diciamo, alla stessa impresa di mantenere, diciamo, i benefici del contributo. A seguito della rivalutazione, la commissione riassegna un punteggio diminuendo da 12 a 4. Cioè, il punteggio, diciamo, per il criterio, quello lì che avevamo visto, cioè, all'inizio, il criterio numero 1. Dalla somma di questi punteggi, l'impresa rimane, ottiene un punteggio sufficiente per poter essere finanziata. E quindi, diciamo, in questo senso, diciamo, non si deve procedere ad un, diciamo, il rilievo dell'ADA non ha un impatto finanziario. A questo punto, diciamo, la posizione definitiva dell'ADA in questione è quella di
accetta, diciamo, le contraddizioni in via del centro di responsabilità, però dà un alert, impone un alert, diciamo, al Dipartimento, dicendo che di ricordarsi di verificare al momento dell'erogazione del saldo finale la sussistenza del rapporto di collaborazione professionale e che lo stesso sia mantenuto senza soluzioni di continuità nell'arco del tempo. Quindi, diciamo, a questo punto, diciamo, impone al CDR di stare attento su quelle che sono le evoluzioni, diciamo, di questo soggetto beneficiario. Questa riflessione pone, diciamo, ci dà l'occasione di ritornare, diciamo, a parlare, diciamo, a attenzionare alcuni elementi che attengono da una parte alla libertà di ciascun operatore economico di stare sul mercato e di decidere come cambiare il proprio assetto giuridico, piuttosto, diciamo, che chi far entrare, con chi avere rapporti. Dall'altra parte, dobbiamo mettere come controaltare il fatto, diciamo, che tu, soggetto economico, che hai la piena libertà di azione, puoi muoverti e puoi fare quello che vuoi, purché, diciamo, se hai partecipato ad una procedura per l'utilizzo di risorse pubbliche, devi far sì che, diciamo, la tua affidabilità per la realizzazione di un progetto e per beneficiare di un contributo pubblico rimanga inalterata a seguito delle modifiche. A seguito di queste valutazioni, aggiungerei io, da controllore, nel caso in questione, che bisognerebbe verificare se poi, diciamo, effettivamente questo portale, costato alcune centinaia di migliaia di euro, se effettivamente, diciamo, funziona, se avrà delle visualizzazioni, se effettivamente riesce ad avere un riscontro da parte del mercato, e verificare effettivamente se questo portale non solo deve essere funzionante alla chiusura del progetto, ma deve essere funzionante nei 3-5 anni successivi, diciamo, al progetto, alla chiusura del progetto. Da questo punto di vista, queste, diciamo, come dicevo prima, queste, diciamo, variazioni che intervengono nella vita normale di un progetto devono essere, diciamo, adeguatamente diciamo, comunicate dall'impresa al Dipartimento, ma soprattutto, diciamo, devono essere attenzionate dal Dipartimento attraverso anche strumenti tipo, diciamo, l'estrazione di un certificato camerale storico per capire effettivamente cosa sta succedendo. Tralasciando, cioè, in questo momento i due primi punti, cioè variazioni sostanziali e non sostanziali, che dopo troviamo qualche diciamo, appunto, volevo spendere qualche parola sugli altri punti, in particolare variazione compagine societaria e capacità finanziaria del beneficiario. Molte volte noi ci ritroviamo che per obbligo, diciamo, dei bandi riferiti, diciamo, ai regimi di aiuto di tutto il programma, il beneficiario, ma anche per obbligo comunitario, il beneficiario deve adesso dimostrare almeno il 25%, nella maggior parte dei casi, diciamo, di risorse proprie o di debito, che sono necessarie per la realizzazione del progetto. Piuttosto, diciamo, che in alcuni altri casi, diciamo, il beneficiario ha presentato, diciamo, attestazioni bancarie, piuttosto, diciamo, che fideiussioni, ma più altro attestazioni bancarie, in cui, diciamo, dimostra e rassicura l'amministrazione, diciamo, della sua capacità di poter realizzare il progetto. Nel momento in cui intervengono delle variazioni della compagine societaria o, diciamo, della tipologia di soggetto giuridico, bisognerebbe verificare se effettivamente le capacità finanziarie che sono state alla base della valutazione positiva del progetto sono rimaste inalterate o se hanno subito delle modifiche. Sì, pronto. C'era qualche intervento, forse? No, c'è Certo. stata forse un. Ok, puoi salire. Aspetta. Dicevo, Chiudo i microfoni. chiaramente ci sono delle domande, se si sente male, se ci sono degli interventi che nel frattempo si vogliono fare, diciamo, la giornata è aperta a qualsiasi tipo di scambio.
Certo. Ok, dicevo, bisognerebbe, diciamo, nel momento in cui avviene una variazione della compagine societaria, bisognerebbe verificare se questa ha un impatto su quella che è la transazione bancaria, che per l'amministrazione, diciamo, è un elemento importante su cui contare e su cui, diciamo, poter appoggiare una valutazione positiva di un progetto. Non so se questo tipo di verifica viene fatta e con quale approfondimento, però bisognerebbe porre l'attenzione. Un altro elemento, diciamo, che dobbiamo attenzionare è la cantierabilità dell'intervento con la prestazione di CILA o SCIA, cioè molte volte nella valutazione del progetto l'elemento della cantierabilità, cioè la possibilità che l'intervento sia prontamente realizzabile, è un elemento, diciamo, valutato in maniera assolutamente positiva e meritocratico, cioè con un grosso, diciamo, attribuzione di punteggio. Perché, diciamo, permette al dipartimento, al programma di raggiungere entro i tempi previsti, diciamo, gli obiettivi, diciamo, previsti. Ora succede che molte volte la cantierabilità dell'intervento è stata dichiarata ed è stata attestata, e poi noi ci ritroviamo invece che a seguito anche dell'emissione del decreto di finanziamento o nella consultazione delle carte, diciamo, tecniche, ci accorgiamo invece che questa cantierabilità di fatto è un po' tirata, perché per esempio è in potenza, ma in effetti, diciamo, bisognava chiedere dei pareri alla sovrintendenza, il cui esito non è scontato. Quindi a questo punto bisogna, attraverso, diciamo, chiaramente dei tecnici, capire se effettivamente la cantierabilità è stata, come dire, millantata o è reale. Perché se siamo nel primo caso, non poteva essere attribuito quel punteggio, e quindi bisogna andare a rivalutare se il progetto mantiene o no i requisiti dell'ammissibilità. Altri elementi, diciamo, che occorre, diciamo, attenzionare per quanto riguarda i regimi di aiuto, comunque tutti quelli che sono i contributi dati alle imprese, è quando, diciamo, noi assistiamo a trasferimenti della localizzazione dell'investimento. Allora, il trasferimento della localizzazione è una cosa assolutamente possibile, accettabile, e che sta nella vita utile di un'impresa. Cioè, tantissime volte le imprese si localizzano in un posto e poi, per motivazioni di crescita aziendale, decidono di spostarsi, oppure trovano una localizzazione migliore, più efficiente, più, diciamo, che commercialmente è più valida, e quindi decidono di trasferirsi. L'attenzione che dobbiamo porre quando avvengono questi trasferimenti della localizzazione dell'investimento è se la localizzazione è invece legata all'assenza di cantierabilità. Perché se siamo in quel caso là, allora il progetto deve essere rivalutato, deve andare di nuovo in commissione e capire se mantiene i requisiti della finanziabilità. Quindi, diciamo, noi dobbiamo, in questi casi, noi come controllo, richiederlo al CTR, che effettivamente quando avvengono questi casi ci sia un'attenzione maggiore nel valutare se il trasferimento è una scelta aziendale a parità di altre condizioni, quindi che tutti gli elementi che hanno portato alla valutazione positiva del progetto sono rimasti invariati, oppure il trasferimento è lo strumento per mantenere l'investimento, perché sennò si andrebbe a revoca. L'altra questione riguarda, diciamo, la conclusione, diciamo, la differenza che esiste concettualmente anche, diciamo, dal punto di vista amministrativo finanziario tra la conclusione dell'investimento e, diciamo, l'operatività, lasciatemi passare il termine, dell'impresa. Mi spiego meglio. Una cosa è quando io completo la realizzazione materiale dell'investimento, che diciamo, chiaramente deve avvenire normalmente prima della piena attività dell'impresa. Perché io prima concludo la struttura, acquisto dei macchinari, le attrezzature, dopo ottengo le autorizzazioni, la verifica dell'ASL, dei vigili del fuoco, eccetera, eccetera, e successivamente io posso aprire l'attività di impresa. Ecco,
le due cose non sono difficilmente sono coesistono nello stesso giorno. C'è sempre una parte in cui c'è la commissione di investimento, quindi finiscono le fatture e rendi contabili, e dopo, con un arco di tempo che può essere breve o anche diversi mesi, abbiamo l'effettiva messa la possibilità dell'impresa di avviare l'impianto, avviare l'attività. Faccio un esempio pratico per chiarire ciò che intendo dire. Nel 713 uno dei più grossi progetti è stato realizzato, diciamo, di impresa, è stato realizzato nella provincia di Trapani e riguardava la costruzione di un nuovo impianto per la costruzione di bici. Questo nuovo stabilimento industriale ha determinato un iter realizzativo dallo scavo alla conclusione della pavimentazione esterna che è durato 3 anni. Dopo, diciamo, che l'investimento era stato concluso, per ottenere tutte quelle che erano le autorizzazioni di legge per poter far aprire lo stabilimento e far entrare dentro gli operai, sono passati circa 8-9 mesi. Ma 8-9 mesi con l'imprenditore che stava sul fiato sul collo con tutti, diciamo, gli enti che dovevano dare le autorizzazioni, perché, diciamo, bisognava chiudere il programma, e se non avesse ottenuto l'ultima autorizzazione il progetto sarebbe andato a revoca, perché in quel momento l'investimento era concluso ma non era operativo, non era attiva l'impresa, non poteva essere attiva perché gli operai, per una questione di, mi ricordo, di autorizzazione dei vigili del fuoco, non potevano materialmente mettere piede all'interno dello stabilimento. Quindi nel fare, diciamo, le valutazioni della conclusione dell'investimento bisogna valutare non solo la conclusione di investimento, ma anche se effettivamente l'impresa è effettivamente operativa in quella nuova sede. Visto, diciamo, che in questo momento abbiamo anche un po' di tempo prima della chiusura del progetto, bisognerebbe, diciamo, che dal punto di vista, diciamo, dell'attuazione e del controllo, questo elemento fosse attenzionato. Rendere partecipe di questo elemento anche l'attuazione, perché poi su quello si gioca l'effettiva ammissibilità dell'intero progetto a quel punto sul programma. Come dicevo, diciamo, proviamo a vedere come sono state definite le varianti sostanziali e non sostanziali dei progetti di investimento all'interno del programma. Noi lo troviamo in una nota e nel manuale d'attuazione. Nel manuale d'attuazione nel 2019 ci si rese conto, cioè, che tutti gli avvisi del programma non prevedevano un articolo, un articolato, cioè una qualche indicazione su come gestire le piccole variazioni finanziarie che possono intervenire all'interno di un progetto. Normalmente in tutti i cicli di programmazione precedenti, sia lato FSE che lato FESR che anche lato agricoltura, esiste la possibilità di poter, diciamo, a semplice comunicazione fare delle piccole variazioni all'interno del programma di investimento attraverso, diciamo, delle regole stabilite ex ante. Noi ci siamo ritrovati a un certo punto che il programma non aveva gestito, diciamo, o dato indicazioni precise su cosa fare. A questo punto l'autorità di gestione, con una nota, cercato di mettere, assumendosi anche un po' di responsabilità, assumendosi la responsabilità del caso, ha cercato di dare una via d'uscita a tutte quelle operazioni, a quelle imprese che si trovavano nella necessità di fare delle piccole variazioni. Cioè, io ho deciso che compravo un tavolo e oggi il tavolo non mi interessa più perché mi interessa invece comprarmi una sedia, faccio un esempio banale, oppure avevo deciso di comprare un'attrezzatura che oggi invece viene soppiantata da un'attrezzatura più efficace e fa entrambe i lavori di due attrezzature. Allora, queste variazioni, secondo come era scritto l'avviso, non erano ammissibili. Cioè, nel momento in cui tu facevi una piccola versione del programma, ti dovevo fare il taglio. Chiaramente, diciamo, era una posizione assolutamente inaccettabile, perché avrebbe portato alla revoca di decine di operazioni. Oppure avremmo finanziato
attrezzature che l'impresa non voleva, che non interessavano più. Allora, dico, con questa nota il Dipartimento Regionale della Programmazione stabilisce, diciamo, queste nuove regole. Vi faccio notare che si tratta di una nota, non è un decreto, e quindi anche questo, diciamo, la sua valenza lascia il tempo che trova, però è stato l'attiglio per poter, diciamo, fare accettare queste variazioni. Aggiungo che il contenuto di questa nota, ai tempi, prima di essere inviata a tutti i dipartimenti, è stata condivisa con le altre autorità certificazione e autorità di audit, e l'hanno accettata, diciamo, l'hanno considerata come sufficiente per poter intervenire su questa problematica di carattere generale. Sintetizzo, diciamo, non la leggo perché, diciamo, non è nemmeno lunga, ma non la sintetizzo io. Dice che all'interno delle operazioni di regime di aiuto sono possibili variazioni tra macrovoci di spesa nella misura massima del 20% tra l'entità del, diciamo, 20% calcolato sull'importo della macrovoce di importo più piccolo. Questo tipo di variazione è possibile farla a semplice comunicazione anche a conclusione del progetto. Io impresa che faccio una variazione di questo tipo, che quindi sposto, prendo dei macro, diciamo, considero il piano di investimento con le macrovoci A, B e C, se faccio uno spostamento dalla macrovoce A alla macrovoce B, questo spostamento lo posso fare purché, diciamo, non sia superiore al 20% delle macrovoci interessate. Qual è la macrovoce più piccola? A o B? Se B, il 20% di B mi individua qual è il massimo trasferimento che posso fare di risorse dalla macrovoce A alla macrovoce B, o viceversa. Quindi, diciamo, stabilisce un criterio oggettivo che permette, diciamo, alle imprese, diciamo, di farsi le proprie valutazioni in back office e di, diciamo, sapere che su questo l'amministrazione non contesterà questo tipo di variazioni. Chiaramente le variazioni in questione hanno dei punti fermi oltre i quali noi non possiamo andare. Per esempio, chiaramente non possono essere aumentate le spese, il totale delle spese ammissibili, non può essere il contributo richiesto, non può aumentare. Ci sono delle categorie di spesa, per esempio, che da bando non possono essere, adesso, oltre il 5% del totale dell'investimento. Quindi, se ci sono questi limiti, diciamo, percentuali, questi non possono essere mai superati, nemmeno con le variazioni. E poi un elemento importante, diciamo, che qualsiasi variazione tu fai in generale ti deve permettere di mantenere quelli che sono i requisiti che hanno generato i punteggi previsti dagli avvisi. Quindi, se io ho ottenuto un punteggio dichiarando o acquistando una determinata attrezzatura e mi ha fatto ottenere un punteggio più alto proprio per quell'attrezzatura, se io faccio quella variazione là e quindi prendo quell'attrezzatura e non l'acquisto più, tu lo puoi fare, ma sappi che quello lì non è una variazione non sostanziale, è una variazione sostanziale, perché io ti devo rideterminare il punteggio che tu avresti avuto in assenza di quella attrezzatura. Questa cosa qua, molte volte, diciamo, chiaramente le imprese, diciamo, non la leggono nella stessa maniera, sono un po' più libere nell'interpretazione della norma, però secondo, diciamo, il punto di vista dell'ADA, il punto di vista della Commissione Europea, nel momento in cui tu intervieni con delle modifiche che ti fanno cambiare l'attribuzione del punteggio ottenuto in sede di graduatoria o in sede di ammissione a finanziamento, a questo punto quello non può essere considerato una variazione di minore importanza. La variazione di minore importanza è se io dovevo comprare due attrezzature, oggi quelle due attrezzature che non erano rilevanti nel progetto, che sostituiscono un'altra attrezzatura pertinente col mio ciclo produttivo, utile, diciamo, alla mia attività, lo posso fare. Ma se io ho dichiarato che compravo una macchina che faceva, non so, il raggio laser che mi serviva per essere coerente con la strategia S3 del programma, e questo raggio laser io non lo compro più perché mi compro invece una macchina, un segretto alternativo meccanico, allora lì ho fatto una variazione sostanziale del progetto, perché la commissione di valutazione, se avesse avuto in mano il preventivo di un segreto alternativo, sicuramente non mi avrebbe attribuito il punteggio massimo su quel criterio.
questo dico, su queste variazioni bisogna sempre diciamo, guardarle, bisogna sempre esaminarle con un occhio, diciamo, non punitivo nei confronti dell'impresa, ma nemmeno, diciamo, mettendosi le mani, le bende davanti agli occhi. Così come questa nota del Dipartimento Regionale della Programmazione definisce quali sono le variazioni di minore importanza, quelle diciamo, inferiori al 20%, definisce pure, diciamo, come diciamo, le variazioni, diciamo, quelle invece che sicuramente hanno necessità di essere preautorizzate dall'amministrazione. E lo fa da sempre da un punto di vista finanziario. Sappi che se tu fai una variazione di spesa tra le macro voci superiore al 20% dell'importo della macro voce di entità minore, questa non può essere considerata di default attribuita se non dopo che l'amministrazione ti abbia autorizzato. E qualunque spesa che tu hai fatto in questo arco di tempo che sfora questa variazione non può essere considerata ammissibile. Quindi, diciamo, l'impostazione che si vuole dare ai tempi è stata un'impostazione di natura finanziaria, ma chiaramente questo non significa che tu all'interno dello spostamento finanziario puoi fare quello che vuoi. Puoi fare quello che vuoi sempre nel rispetto diciamo, delle procedure concorsuali a cui hai partecipato. Se si vogliono maggiori argomenti, indicazioni in merito, occorre andarsi a leggere, a guardare anche il paragrafo 4.5 del manuale d'attuazione del PIOFESR. Altra questione, diciamo, che viene diciamo, indicata, diciamo, rilevante e che ritrovo, diciamo, in quasi tutti, diciamo, i rapporti di audit, diciamo, esaminati è il pagamento effettuato dall'amministrazione oltre i 90 giorni. Questo, diciamo, purtroppo, diciamo, ormai lo diciamo da tempo, diciamo, chi si occupa di controlli lo dice da tempo. E anche l'autorità di certificazione la pensa alla stessa maniera. E questo, diciamo, pagamento, diciamo, costante che noi abbiamo delle imprese o dei fornitori in generale oltre 90 giorni, diciamo, è ormai una costante, quindi è una cosa sistemica del nostro programma operativo. E quindi, diciamo, sebbene non sia prevista una specifica sanzione né dai regolamenti né dalla decisione sulle rettifiche finanziarie, tuttavia, diciamo, a detta di molti, diciamo, questo determinerà in sede di chiusura del programma per ciascun dipartimento una rettifica, diciamo, sulla certificazione della spesa. In particolare, diciamo, nel caso che volevo sottoporvi, diciamo, è qui il fatto, diciamo, che la domanda viene inviata a gennaio del 2021. L'impresa trasmette la richiesta di erogazione del contributo, corredata da tutti gli allegati, e richiede il contributo a titolo di anticipazione. I mandati, diciamo, di pagamento di questo, diciamo, quindi il trasferimento del contributo verso l'impresa sono predisposti a maggio e l'effettivo pagamento del mandato avviene a giugno. L'ADA a questo punto, diciamo, sottolinea che secondo quanto previsto dall'articolo 132 del regolamento 1303 dice che la società di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Quindi da gennaio 2021 a giugno 2021 o a maggio, se vogliamo essere più buoni, sono passati più di 90 giorni. Dice, si richiedono elementi di chiarimento in tal senso. Una cosa che ha giocato, cioè, che rileva l'ADA è che l'UMC aveva già rilevato il problema, aveva fatto delle raccomandazioni a Luca affinché fosse più attenta nel rispettare i tempi. E che quindi, diciamo, questo qui potrebbe essere un elemento a testimonianza del fatto, diciamo, che il controllo è stato fatto con attenzione. Il Dipartimento risponde
come ormai classicamente si risponde, dice: cara Ada, io avrei voluto, ma non ho potuto pagarlo prima, perché siamo in un momento in cui siamo nel periodo in cui dopo che si chiude il bilancio a dicembre, siamo nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui passivi. Il bilancio della regione non è ancora stato approvato, non è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale. Quindi, anche se avessi voluto, non potevo fare più di tanto. Quindi, diciamo, il CDR non ha responsabilità in tal senso. Chiaramente, diciamo, nella nota, che era molto più lunga, dice: ti faccio notare che dall'approvazione del bilancio a quando io ho predisposto i mandati passano circa 15 giorni, quindi sono stato sufficientemente tempestivo nel dire che ero pronto a pagare. L'ADA a questo punto, diciamo, decide di chiudere la questione, ma continua a ribadire il fatto che si raccomanda per il futuro il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 132. Quindi loro, con tutte queste raccomandazioni che continuano a fare, si mettono dentro gli elementi per dire che l'errore è sistemico, è una cosa che si ripete nel tempo e che quindi, diciamo, questa, diciamo, ripetizione ormai con un trend sempre costante, cioè non è che negli anni abbiamo assistito, cioè avevamo prima tempi molto più lunghi, oggi riusciamo ad accorciarli. E quindi c'è l'impegno della data di gestione o di tutti i CDR a dimostrare che, guarda, io sono partito che prima pagavo a 180 giorni o a 260, oggi sono riuscito nella chiusura del programma a pagare entro i 90 giorni, o comunque mi avvicino molto. Noi purtroppo viaggiamo con delle tempistiche di pagamento che conosciamo bene, che sono piuttosto, diciamo, lunghe e rimangono lunghe nel tempo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, in più si attendono che questa sistematicità dell'errore porterà dopo all'applicazione di una rettifica finanziaria a livello di programma. Anche perché questi rapporti di OADA, nella chiusura dell'anno contabile, quindi con le indicazioni di affidabilità e con il rapporto di audit, diciamo, a livello di anno contabile, vengono poi inviate alla Commissione, quindi la Commissione, è a conoscenza di questa criticità che si ripete nel tempo. Quindi, in sede di chiusura dei conti, loro sicuramente usciranno fuori dal cappello questa argomentazione dicendo: signori, ok, bene tutto, però per il fatto che non si siete in grado di rispettare, di far arrivare i soldi della Comunità Europea in tempo o nella tempistica prevista dal regolamento, bisogna tenerne conto in sede di chiusura. L'altro caso, diciamo, che vi voglio segnalare, invece, attiene a quello che è la clausola restrittiva della concorrenza, articolo 41,2 bis del DL50. Questo, diciamo, invece ha dato luogo ad una rettifica finanziaria da parte dell'ADA, non solo a livello di CDR, ma ha un impatto su tutto il programma in questo momento in essere. In questo caso, diciamo, ho lasciato il dipartimento perché sarà una cosa nota a breve a tutti i dipartimenti, perché l'ADA già su questa scorta, diciamo, su questo rilievo, ha predisposto una nota che sta inviando all'autorità di gestione. L'autorità di gestione poi dovrà scrivere a tutti i dipartimenti per le conseguenze del caso. Siamo in questo caso nell'ambito della misura 10.7.1 del programma operativo, asse 10 istruzione, dipartimento istruzione. Succede che l'operazione in questione, selezionata attraverso, diciamo, un avviso pubblico, riguarda l'edilizia scolastica, e
riguarda, diciamo, sono fondi pubblici che vengono messi a disposizione per sia le norme antincendio sia per la realizzazione di nuovi edifici. Il beneficiario presenta la sua domanda nel 2018, viene messo a finanziamento per 900.000 euro nel 2019, viene sottoscritta la convenzione di finanziamento tra il Dipartimento e il Sindaco del Comune di Terranova nel 2019. Quindi il tutto nasce, diciamo, un paio d'anni fa. Cosa succede? Qua ho riportato un po' di date, diciamo, per fare capire che il progetto, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, è stato un progetto realizzato bene, strutturato, diciamo, adeguatamente, nel senso, diciamo, che ci sono tutti i passaggi tecnico-amministrativi necessari per poter andare alla realizzazione del progetto e alla rendicontazione, all'attuazione del progetto e alla rendicontazione dello stesso. Viene affidata la progettazione, il progetto esecutivo viene approvato in contatto con il progettista, eccetera, eccetera. Quindi, da un punto di vista, diciamo, procedimentale, non ci sono rilievi che possono essere addebitabili al comune da una parte e al dipartimento dall'altra. Gaetano, ci sono due interventi, scusa l'interruzione in chat, della dottoressa Scuderi. Ti leggo l'intervento. Succede spesso che passano più di 90 giorni anche quando le stanze non presentano problematiche, sia per mancanza di personale. Nel caso di controllo in loco intervengono più soggetti e spesso Ne ho chiuso uno e sono passano. passati 8 mesi dal rilascio sul SIAN della domanda alla chiusura sul SIAN. Poi c'è la fase di liquidazione, quindi elenco di liquidazione e così via. Perché sia manca il personale, i fascicoli devono essere movimentati. In questo caso io li devono venire da Reggio Calabria a prenderli, perché la società è di Reggio che fa i controlli. Praticamente c'è parecchio, cioè ci sono de delle tempistiche che per mancanza di personale proprio si perde parecchio tempo. È diciamo, un classico anche negli altri dipartimenti, anche lato FESD, però diciamo, questa scusante, dico, la mancanza del personale non può essere utilizzata come attenuante, anche perché quando viene scritto il programma, viene anche tra i documenti che lo compongono, c'è cioè il sistema di gestione e controllo, il SIGECO, che è un documento obbligatorio, diciamo, secondo i regolamenti comunitari, e che dice che la nostra struttura amministrativa ha la capacità tecnica, eccetera, eccetera, di gestire il programma. Perché se non fosse così, la commissione non ci potrebbe dare i soldi. Quindi oggi non gli possiamo andare a dire: ah, sì, io ce l'ho la capacità, ma mi manca il personale. Allora c'è qualcosa che non funziona. Allora il SIGECO non diceva esattamente le cose per come stanno. Quindi purtroppo, diciamo. Ma non siamo noi, cioè noi siamo No, ma noi costretti non per siamo, come questo. dire, non siamo responsabili, diciamo, di questa cosa qua, però sappiamo, diciamo, che laddove riusciamo a metterci una pezza diciamo, facciamolo, perché questo determinerà sicuramente una rettifica. Quindi, La diciamo, pezza se si può, non è se si può fattibile molto mettere spesso. Io sono 2 anni che praticamente non ho più personale, avevo due persone, la ma non ne ho pezza più. si Ci può sono mettere. colleghi che avevano 10 funzionari, ora ne hanno solo due. C'è anche l'incapacità e molto spesso l'impossibilità di fare il discorso perché non tu, se si fa una fase, il funzionario non può fare l'altra fase, quindi deve essere spostata la pratica in un altro ufficio. Ci sono tutte queste problematiche che praticamente no, il singolo non può neanche praticamente risolvere, solo a livello di dipartimento, ma e non sempre, perché se non c'è il personale, che il personale ormai è andato in pensione, anche tra i dirigenti questo voglio dire, perché ora siamo pure molti di meno. Un modo per attenuare la questione è riuscire cioè dimostrare che la domanda presentata non era completa, quindi la docena delle integrazioni, il computo dei giorni riparte dopo. Quindi laddove, diciamo, ed è una, come dire, certe volte una strategia che abbiamo proposto in alcuni dipartimenti, laddove, visto che comunque le documentazioni, la documentazione molte volte presentata all'impresa, c'è sempre qualcosa che manca. O volutamente, o diciamo, per
diciamo, per semplice dimenticanza, senza colpa. Allora, laddove c'è una integrazione che ti deve riportare, piuttosto che fare una chiamata e fartela inviare per PEC, mandagli una PEC innanzitutto, così blocchi i tempi e rifai partire, diciamo, la... Quindi se tu hai un documento che non ti permette di chiudere l'istruttoria, io volevo pagarti, ma non ho potuto perché questo documento non mi permette di chiuderla. Quindi laddove è possibile, certamente non diventando vessatori in un conto delle imprese, ma laddove è possibile, cerchiamo di provare a sistemare questo ritardo. Dicevi, Pamela, c'era pure un altro... Sì, il secondo intervento del dottor Spinoso. Ricordo che la legge 37 del 2019 fissa in 30 giorni il pagamento da parte delle PPAA. È vero. Questo, diciamo, è purtroppo è vero, diciamo, però questo, diciamo, è una norma italiana, diciamo, a livello regolamentare, diciamo, l'autorità di gestione, diciamo, ha 90 giorni di tempo, secondo, quindi, diciamo, abbiamo questo margine ulteriore. Chiaramente l'ottimo sarebbe riuscire a aspettare i 30 giorni, ma praticamente è, credo, impossibile in questo momento. Sempre il dottor Spinoso segnala che la legge di valenza europea nasce proprio dalla necessità di adeguamento dei termini di pagamento della legislazione italiana con quella degli altri stati UE. Sì. Noi, diciamo, viaggiavamo prima su tempistiche lunghissime, cioè, infatti, diciamo, molte volte le imprese appaltatrici che lavorano con la pubblica amministrazione sanno che presentano oggi i saldi ma vengono liquidati dopo diversi, diciamo, mesi, se non anni. Questo, cioè, certamente immagino che chi ha più lunga memoria, negli ultimi anni abbiamo assistito in effetti ad una contrazione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione nei confronti dei privati, però ancora non sono in linea con quello che si aspetta la Commissione. Ok. Non ci sono altre domande o interventi per ora in chat. Ok. Quindi arriviamo, diciamo, al fatto, diciamo, che abbiamo il comune che ha esperito tutte, diciamo, le procedure necessarie per poter fare il decreto a contrarre, e quindi il comune decide di adottare una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Aspetti che non vedo, ecco. Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto l'articolo 95, e si avvale della piattaforma telematica ASMECOM della centrale di committenza ASMEL Consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 50. Gli operatori vengono invitati, diciamo, da invitare dalla procedura, sono selezionati in forma anonima dall'elenco degli operatori, eccetera, eccetera. La commissione giudicatrice ha concluso l'operazione in data 2020. Con, diciamo, sole 4 sedute, con l'aggiudicazione del bando di gara con un ribasso dell'8,18%. L'elemento critico sta in questo, diciamo, nella prima parte, nel fatto, diciamo, che il comune adotta questa piattaforma telematica gestita da ASMEL. Perché? Cosa c'è scritto, diciamo, nella termina a contrarre? Nei ritenuto. Poi c'è un errore, si prevede che è posto a carico dell'aggiudicatario per tutte le attività di committenza non esclusa dal comma 2 bis dell'articolo 41 del DLGS 50 del 2016 un importo pari all'1% oltre IVA, che sulla base, diciamo, della base d'asta, che è 705.000 euro oltre IVA, corrisponde a circa 7.050 euro, e l'aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della centrale di committenza con la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via PEC con firma digitale. Sempre nel termine a contrarre dice, ricordo che il Consiglio viene citata una sentenza del Consiglio di Stato, questa 3042 del 2014, che ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nel bando che richiede all'aggiudicatario i relativi costi per l'attività di gara, quali spese propedeutiche alla stipulazione del contratto. È sempre nel corpo della determina a contrarre, tra gli obblighi che vengono posti a carico del concorrente, è quello di
Si obbliga prima della stipula del contratto a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo a favore di ASNEL e poi dice di obbligarsi a procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento fissato nella misura dell'1%, ovvero a non recepire lo schema di contratto dove questo obbligo a pagare ASNEL sia previsto, diciamo, eventualmente, diciamo, da defalcare al momento del primo pagamento utile, diciamo, nei confronti del soggetto aggiudicatario. Questo, diciamo, elemento ha fatto saltare dalla sedia, diciamo, l'ADA, il datore di audit, perché ritiene che questo tipo di indicazione prevista nel termine a contare sia assolutamente contrario alla norma. Diciamo, su questo aspetto qua, diciamo, in effetti, diciamo, non possiamo dare torto, diciamo, all'ADA oggi. Di fatto, però, l'orientamento giurisprudenziale, in effetti, nell'arco del tempo è via via mutato. E quindi, diciamo, mentre prima era possibile fare questo tipo di attività, quindi attribuire al soggetto concorrente, diciamo, che si giudicava l'appalto, di contribuire alle spese di funzionamento della piattaforma elettronica, successivamente questo elemento è stato via via contestato fino ad arrivare ad una formulazione esattamente opposta, in cui invece viene detto, diciamo, che in nessun caso noi possiamo attribuire all'aggiudicatario i costi di stipula i costi di funzionamento della piattaforma, con delle motivazioni che, diciamo, noi che non siamo giuristi, diciamo, io che non sono un giurista, diciamo, qualche motivo di riflessione, di dubbio lo pone, sia nell'interpretazione, come hanno fatto questi comuni Ternove, sia nell'interpretazione, diciamo, che pone l'ADA. Allora, l'ADA rileva in questo caso che, appunto, diciamo, la stazione appaltante sia obbligata a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per la gara a favore di ASNEL fissata nell'1% dell'importo a base d'asta, ovvero a recepire nello schema di contratto l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASNEL, autorizzando nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento in favore di ASNEL, la stazione appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione a favore di ASNEL. Dice, rilevando che l'offerente si era obbligato, cioè quindi la ditta ha detto, diciamo, che non avrebbe pagato diciamo, il corrispettivo ad ASNEL, ritiene, diciamo, che nonostante, appunto, il contratto sottoscritto tra le parti prevedesse questo tipo di contributo a favore di ASMEL, cioè tipo di pagamento a favore di ASMEL, ritiene, diciamo, tuttavia che l'assunzione di questi obblighi sono assolutamente in contrasto con quanto previsto dalla normativa dell'articolo 41,2 bis del decreto legislativo e così come ribadito dal Presidente dell'ANAC il 9 giugno 2021. Quindi, diciamo, ci accorgiamo che questo cambiamento di posizione nei confronti di questo tipo di attività è avvenuto nel corso del tempo, tant'è vero che l'ANAC si esprime in tal senso a giugno del 2021, quando non abbiamo un decreto legislativo che è del 2016. E soprattutto, c'è, cioè, una cosa che dice l'ADA è che questa clausola induce gli operatori economici a non partecipare alle gare e quindi ha effetti restrittivi e in quanto tale quindi è in violazione al dettato, cioè, della comunitaria, che invece prevede che nelle gare bisogna dare la massima apertura nei confronti del mercato per favorire la massima partecipazione. Ora, una riflessione a me viene di farla, ma se io, cioè, l'effetto restrittivo non è così lampante e palese, perché se io rendo noto a tutti che dall'importo di contratto devi decurtare l'eventuale importo da dare ad ASMEL, la comunicazione è erga omnes, quindi, diciamo, l'effetto restrittivo non lo vedo,
dal momento che ciascun partecipante potrebbe, nel fare l'offerta, decidere, considerando questo costo in più, qual è l'importo da offrire. Ma diciamo, queste sono considerazioni di noi, diciamo, poveri umani e non diciamo, dell'ADA. È vero però che l'articolo 50, cioè no, l'articolo 41 del DL 50, nel 2017 viene modificato. Quindi diciamo, stiamo parlando di ormai 2 anni prima rispetto a quando viene fatta la gara del Comune di Terranova. E in effetti viene posto, cioè, letteralmente l'articolo al comma 2 bis dice: fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui l'articolo 58, che sono le piattaforme telematiche. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, il DL 50 dà pienamente ragione all'ADA, dicendo, diciamo, che se tu mi attribuisci nell'appalto un costo connesso esclusivamente alla gestione della piattaforma, sicuramente, diciamo, questo costo non può essere considerato come lecito da parte della pubblica amministrazione. Anche perché nel caso in questione la ditta lo abbia accettato un atto unilaterale, ancorché la ditta nel contratto l'abbia sottoscritto. Da questo punto di vista, in effetti, diciamo, con comunicazione l'ANAC, in effetti, proprio affronta a giugno del 2021 questo caso. Ed è proprio, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, che l'ADA su questa comunicazione ritiene, diciamo, la sua posizione, diciamo, da tenere ad oltranza, e quindi, diciamo, non ritiene che bisogna applicare una ratifica finanziaria all'operazione. In particolare, diciamo, così come ho sintetizzato, diciamo, quello che è scritto nella comunicazione ANAC, riscontra l'ANAC che molte stazioni appaltanti, anche a distanza di alcuni anni, si avvalgono ancora di questa prassi di introdurre nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l'obbligo di pagare per l'utilizzo, per il funzionamento della piattaforma in questione. Questo obbligo, diciamo, in alcuni casi è posto come condizione per la partecipazione, oppure, diciamo, è inserita, diciamo, nei contratti. Addirittura, diciamo, si subordina, come nel nostro caso, il pagamento della litigazionario al compenso da pagare alla piattaforma. E secondo, diciamo, ora il nuovo orientamento che è stato, diciamo, intrapreso, diciamo, l'ANAC dice che porre a carico del privato il corrispettivo per una prestazione di cui si avvale la stazione appaltante, diciamo, che la richiede questa prestazione, di fatto, diciamo, è in violazione, diciamo, di una norma di legge, perché sostanzialmente spostano, diciamo, il punto di vista, diciamo, della questione. Cioè, è la stazione appaltante che sta chiedendo un servizio di piattaforma telematica, quindi il vero fruitore di questo servizio non è il beneficiario, l'aggiudicatario, ma è la stazione appaltante, quindi deve essere la stazione appaltante si deve far carico di questo costo, e non imporre, diciamo, l'inefficienza della pubblica amministrazione a carico dell'aggiudicatario. Tant'è vero, dice, che questa prestazione di utilizzo della piattaforma telematica non è simile a quella prevista dalla normativa amministrativa ordinaria, che dice che quando tu devi restituire all'amministrazione i costi che si sostengono per la sottoscrizione di un contratto, cioè non è fare la copia cartacea di un contratto che tu mi devi pagare. Allora, in quel caso, cioè, se tu mi chiedi una prestazione specifica che va a vantaggio dell'aggiudicatario da solo, allora l'aggiudicatario mi deve restituire i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione. Però in questo caso non siamo in questa fattispecie, siamo in una fattispecie diversa in cui l'amministrazione, è vero, per facilitare le procedure di aggiudicazione, per rendere più rapide, per rendere più moderne, per permettere a tutti di essere subito informati attraverso la piattaforma di tutto l'esito,
di avere i documenti informatizzati. È vero, diciamo, che ci sono dei benefici a vantaggio di tutti i concorrenti e dell'aggiudicatario in particolare, ma è pur vero, diciamo, che è legato ad una richiesta di prestazione della pubblica amministrazione, non effettuata dall'aggiudicatario, che potrebbe essere disposto a partecipare anche in una vecchia procedura con cartacea, supponiamo che anche non si potesse fare. Detto questo, diciamo, continua il comunicato al Presidente dell'ANAC, che dice, per completezza, si ricorda che servizi di committenza ausiliari che possono essere svolti da operatori economici privati sono esclusivamente le attività che consistono nella prestazione di supporto riferita a infrastrutture tecniche, consulenza allo svolgimento e sulla progettazione delle procedure di appalto, preparazione delle procedure d'appalto. Sostanzialmente vuole dire in questo paragrafo che i servizi ausiliari di committenza supportano la pubblica amministrazione in tutto quello che è propedeutico all'appalto, cioè quindi all'infrastruttura, diciamo, telematica, alla modulazione, diciamo, delle procedure all'interno, diciamo, di quello che è l'iter, diciamo, che viene stabilito, diciamo, all'interno, diciamo, della procedura telematica, e alla preparazione dei format per poter fare i verbali e quant'altro, che sono già previsti all'interno della piattaforma che l'amministrazione può utilizzare, ma non interviene nell'individuazione dell'aggiudicatario, perché quello comunque è una prestazione che fa la commissione con attività a parte. Quindi alla commissione aggiudicatrice, alla stazione appaltante, viene messa a disposizione uno strumento, ma lo strumento, diciamo, è a disposizione della stazione appaltante, non del privato. Quindi l'affidamento dei servizi può avvenire soltanto nel rispetto del codice degli appalti. Cosa, in altre parole, se io utilizzo una piattaforma telematica, l'individuazione della piattaforma telematica, il pagamento della piattaforma telematica è a sua volta un contratto di servizio. Quindi, diciamo, io devo applicare eventualmente il decreto legislativo 50 per individuare la fonte di copertura del servizio che mi offre la piattaforma telematica, in questo caso la ASME in questione. A questo punto, diciamo, cosa dice l'ADA? Allora, questa per l'ADA rappresenta una irregolarità che deve essere rettificata con una rettifica del 5% del valore del contratto, ai sensi del punto 11 della decisione, quella che trovate anche nella raccolta normativa, diciamo, in rete. Quindi dice, a questo punto, il Dipartimento deve procedere alla rettifica del 5% dell'importo certificato, che vale 6.487 euro. Dovrà applicare questa rettifica al 5%, non soltanto sulla spesa già certificata, ma su tutto il resto della spesa, fine a concorrenza dell'intero importo finanziato su PIO. Quindi ricordiamo che l'importo a base d'asta era 705.000 euro, ora meno il ribasso, non so quanto era l'importo complessivo del contratto. Quindi questo 5% supponiamo deve essere applicato sull'importo del contratto, quindi supera sia 600.000 euro, deve essere applicato su 600.000 euro. Inoltre, e questo, diciamo, è, diciamo, il colpo di scena che avviene, ritiene l'ADA che questo errore ha una natura sistemica, perché ha ritrovato un errore similare in un altro dipartimento. Quindi, e poiché, aspetta, ho detto una cosa, diciamo, imprecisa, nel senso, la natura sistemica, perché in altre azioni, in altri progetti della stessa azione, si sono individuate le medesime fattispecie. Quindi, chiede al CDR di verificare se effettivamente esiste la medesima fattispecie in altri progetti della medesima azione. Poi continua, no, diciamo, poi lo dice dopo, lo anticipo a questo punto. L'ADA, in un'altra azione del programma, ormai avendo individuato questa fattispecie,
ha cercato di verificare se in altri progetti campionati effettivamente questa fattispecie si ripeteva. E in un'altra operazione di un altro dipartimento, che chiaramente utilizzava la medesima procedura, la medesima piattaforma ASBL, chiaramente, diciamo, nella termine a contrarre vi era questo, diciamo, questa clausola inserita. Quindi a questo punto ritiene che questo errore sia non solo di natura sistemica per l'azione 17.1, ma ritiene che bisogna fare un'indagine a tutto campo, per tutto il programma. Cosa risponde, diciamo, a questo rilievo il Dipartimento? Il Dipartimento cerca di, come dire, difendere la propria posizione, dicendo che in effetti, diciamo, l'orientamento giurisprudenziale conclamato si è verificato dopo la comunicazione del Presidente dell'ANAC successiva al momento in cui viene fatta la determina a contrarre. E ritiene, diciamo, che questa clausola non è restrittiva della concorrenza, in quanto, diciamo, era conosciuta da tutti gli operatori che volevano partecipare, quindi tutti avrebbero potuto fare un'offerta adeguata tenendo in considerazione di questo ulteriore costo. Chiede a questo punto all'ADA di rettificare, diciamo, di riconsiderare l'applicazione dell'articolo 5% del contratto. È in subordine di limitare questa rettifica all'1% dell'importo del contratto. Diciamo, questa seconda richiesta del Dipartimento, di fatto, diciamo, non può essere accettata dall'ADA, e questo, diciamo, noi lo sappiamo perché nelle rettifiche finanziarie previste per gli appalti non esiste una rettifica dell'1%, la minima è del 5%, quindi purtroppo, diciamo, l'ADA da questo punto di vista si trova a non poterla accettare, diciamo, questa della diminuzione della rettifica. E quindi, diciamo, e nemmeno, diciamo, si può accettare il fatto, diciamo, che diciamo, l'orientamento giurisprudenziale si conclama con la comunicazione dell'ANAC, perché l'ANAC non fa, diciamo, interpreta la norma, dà degli orientamenti, ma non è legge, diciamo, quello che scrive l'ANAC, diciamo, è chiaramente una fonte autorevole di interpretazione della norma, ma non l'articolo del codice degli appalti è risalente al 2017, quindi, diciamo, comunque non è difficile, diciamo, difendere da questo punto di vista. E alla fine, diciamo, l'ADA, nonostante, diciamo, il tentativo del Dipartimento, conferma la rettifica finanziaria, perché ritiene che ci sia stato un effetto restrittivo della concorrenza per questa clausola, e diciamo, ribadisce il fatto che bisogna applicare la rettifica finanziaria sull'importo certificato, applicare la rettifica finanziaria sul prezzo del progetto. Aggiungo io, ma è sottinteso, non ti puoi finanziare il costo di ASML, 7.050 euro sono pure persi. Inoltre, poiché, come anticipavo, ritiene che ha ritrovato lo stesso errore in un altro dipartimento, di questo errore ne terrà conto ai fini dell'estrapolazione del calcolo del tasso di errore totale del programma. Quindi, diciamo, per questo motivo, l'insieme di questi errori determinerà trasversalmente un taglio sull'intero programma, la cui quantificazione ancora non è avvenuta. E, diciamo, a valle di questa, diciamo, di questo rapporto di audit, l'ADA bussa alla porta della programmazione, all'autorità di coordinamento, e dice: cara autorità di coordinamento, poiché io ho ritrovato lo stesso errore in due dipartimenti diversi, ti invito mettere in pratica tutte le azioni necessarie all'identificazione della portata totale dell'errore, ponendo in essere le seguenti attività. Per tutti i periodi contabili che vanno dal 2017, 18, 19 e 20, devi fare una ricognizione su tutti i progetti potenzialmente interessati. Quindi significa, cara OMC, perché poi questo lavoro lo dovremmo fare noi, cara OMC, riesaminate tutti i progetti in cui
è possibile, insomma, vi può essere questo errore. È quantificata l'errore, cioè, quindi individuate i progetti e identificate l'errore. In seconda battuta dice, con riferimento alle spese certificate dal 1 luglio 2021 al 36 2022, l'autorizzazione deve dare indicazione ai CDR affinché proceda ad una verifica per individuare tutti i progetti potenzialmente interessati alla medesima gravità e quantificarne l'importo finanziario. Infine, ricordati che per tutti i periodi futuri, occorre che i CDR procedano alla rettifica finanziaria del 5% ogni volta tale regolarità sia individuata. Quindi siamo partiti da un errore puntuale di un progetto del Dipartimento Istruzione dovuto al fatto che, il comune di Terranova, un piccolo comune delle Madonie, dei Nebrodi, si trova impossibilitato a utilizzare piattaforme proprie, si affida a una piattaforma telematica esistente che fornisce dei format di delibera contraria, di contrattualistica e quant'altro. La piattaforma propone una clausola errata, da lì a cascata si determina che un errore al 5% sul il progetto, del Comune di Terranova. La mancata missione del costo pagato alla piattaforma telematica. Quindi, per Comune di Terranova ci sono due danni. Il fatto è che si deve pagare ora, deve trovare la copertura finanziaria del costo della piattaforma telematica, 7.050 euro. Deve trovare la copertura finanziaria con altre fonti, con fonti, del Comune, del 5% dell'intero progetto finanziato, e determina a cascata che bisogna guardare tutti i progetti. Immagino a regia di appalto e servizi certificati dall'inizio del programma fino ad oggi, individuare quali progetti sono interessati dalla fattispecie e procedere alla rettifica del 5%. Di questo, ne deve tenere conto l'autorità di certificazione, perché quando presenta i conti alla Commissione europea dovrà, da quanto deve richiedere sulla base delle certificazioni, deve togliere, questa rettifica. Chiaramente questa rettifica non solo attiene al passato, ma si irradia verso il futuro, perché da questo momento in poi, ogni volta che noi abbiamo questo tipo di rettifica, di criticità, dobbiamo applicare una rettifica del 5% sui progetti. Quindi siamo partiti da un problema di 7.000 euro. E solo a fine del programma capiremo quanto è costata. Illustro questa cosa del Consiglio di Stato che veniva citata la determina contrarre, e poi, se siete d'accordo, farei un attimo di pausa, così vado a bere un attimo e mi che c'ho la gola in fiamme. Assolutamente sì, facciamo 10 minuti. Allora, voglio dire questo. In effetti, avevo già accennato. L'orientamento in questione è cambiato nel tempo. C'è questa delibera del Consiglio di Stato, che ho riportato in alcuni stralcio, in cui dice proprio, ha riconosciuto la legittimità della clausola della legge lex specialis, che prevede, a pena di esclusione, la presentazione della dichiarazione di accettazione del corrispettivo dovuto dall'aggiudicatario al gestore del sistema telematico di acquisto, in caso di aggiudicazione. Il caso era questo, cioè che sostanzialmente una stazione appaltante aveva escluso un concorrente perché aveva partecipato alla gara, ma aveva rifiutato di accettare il corrispettivo per il gestore della piattaforma telematica. Per tale motivo la stazione appaltante l'aveva escluso e lui aveva fatto ricorso fino al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dà ragione alla stazione appaltante dicendo che il corrispettivo, dovuto per il funzionamento del sistema telematico di acquisto, era legittimo, è legittimo, e quindi è legittimo il comportamento messo in pratica dalla stazione appaltante, che di conseguenza ha escluso il concorrente. Ci sono poi altri due passaggi, due o tre passaggi, che appunto danno forza e chiarisce cosa intende.
perché è legittimo? Perché secondo, diciamo, il giudice amministrativo dice che l'utilizzo della piattaforma telematica è prevista dalla norma. Qua facciamo riferimento al vecchio decreto legislativo, al 163. E dice, come evidenziato dai giudici amministrativi, l'articolo prevede che nei contratti della pubblica amministrazione le spese contrattuali, quelle la spesa di copia, la stampa, la carta bollata e tutte le altre spese inerenti al contratto, sono poste a carico del contraente privato. Secondo il collegio, la contribuzione delle spese dei sistemi informatici di gara, sotto forma di commissione di transazione, quello che ha pagato, cioè, la ditta all'ASMEL, può essere qualificata come spesa contrattuale che si sostituisce alle vecchie spese inerenti ai contratti stipulati in esito a procedimenti di aggiudicazione svolti in modo tradizionale. Quindi per il vecchio orientamento del Consiglio di Stato, la spesa richiesta per ASMEL al giudicatario si qualificava esattamente come spesa contrattuale, quindi in quanto tale legittimamente ammissibile e richiedibile al soggetto, diciamo, al soggetto, diciamo, aggiudicatario. Saltiamo alcune cose. Dice, tale spesa contrattuale non comporta una unilaterale decurtazione del patrimonio del privato, che è tenuto a considerare ai fini della formulazione dell'offerta. Alla fine, la parte finale di questa slide dice, il Consiglio di Stato ha dichiarato infatti la piena legittimità del meccanismo di pagamento a carico dell'aggiudicatario, atteso che si tratta di una spesa contrattuale, la cosiddetta transaction fee. Quindi siamo partiti da una serie di sentenze del Consiglio di Stato che affermavano la piena legittimità della clausola contrattuale, proprio considerando come spesa contrattuale a tutti gli effetti, e quindi come richiedibile al giudicatario che questa clausola non cambiava la libera concorrenza degli soggetti, perché ognuno la doveva considerare ai fini dell'offerta, ad una formulazione esattamente opposta che interviene nel 2017 con l'inserimento di questo articolo, questo comma 2 bis, e con la comunicazione dell'ANAC del 2020. Quindi siamo passati nell'arco di 6 anni da una piena legittimità della clausola ad una assoluta illegittimità della clausola. Sicuramente ASMEL, che sarà stata una piattaforma nata all'inizio, un poco chiaramente astratamente, perché facilitava, diciamo, la diffusione della piattaforma, perché la poneva a carico dell'aggiudicatario, il costo non a carico della stazione appaltante, ci ha marciato in questo senso e ha indotto in errore la stazione appaltante. D'altra parte, la stazione appaltante, che, diciamo, chi lavora su questo settore dovrebbe sapere, questo tipo di funzione della legge degli appalti. Devo dire, che anche a noi questa cosa era sfuggita, quindi, dobbiamo fare la mia colpa, anche, dal punto di vista, dei soggetti che hanno assistito il Dipartimento su questo controllo. Ok, continuiamo, credo che procediamo con l'altro elemento rilevato nei rapporti di ADA, che è riferito a modifica di elementi del contratto. Allora, qua si tratta di una operazione riferita all'emergenza Covid. Quindi, ricordiamoci che a febbraio del 2020, nel momento in cui, si assiste ad una diffusione della pandemia, noi bisogna approntare strutture sanitarie, piuttosto che attrezzature, che devono contrastare, devono dare supporto alla comunità per tutti quelli che sono, i contagi che stanno per avvenire. Quindi, c'è una richiesta sul mercato di attrezzature sanitarie, tipo respiratori, piuttosto, che letti di come si chiama, di terapia intensiva o semi-intensiva, fortissima, talmente, elevata, che a livello mondiale queste attrezzature diventano quasi introvabili. No, che diventano, sono introvabili. E quindi c'è la corsa a accaparrarsi chi possiede, attrezzature che possono essere in qualche maniera di supporto, per le strutture sanitarie.
L'operazione in questione è una di queste operazioni che vengono poste in essere in questo periodo estremamente complesso, dove per noi ricordarci, noi diciamo, nei supermercati non si trova nemmeno la mucchina, per dire, non si trovano le mascherine, diciamo, tutti diciamo, quelli che oggi sono dispositivi di protezione individuale che sono all'ordine del giorno che utilizziamo quotidianamente, in quel momento sono praticamente introvabili e nessuno ce li ha. E i contagi sono in estrema crescita. Noi fortunatamente in Sicilia assistiamo a dei contagi molto limitati, ma altre regioni, vedi il Veneto, vedi l'Emilia Romagna, la Lombardia, invece hanno casi diciamo, dove le terapie intensive sono full e quindi diciamo, molti soggetti non possono essere assistiti dal punto di vista sanitario. Quindi questo è il momento diciamo, in cui noi ci troviamo e questa gara si svolge proprio nel momento in cui abbiamo il picco più diciamo, il picco rosso diciamo, dell'emergenza. Si tratta di una gara che prevede che il termine di consegna delle attrezzature previsto dal contratto è di 15 giorni, cioè quindi da quando sottoscrivi il contratto, cioè a quando devono essere consegnate le attrezzature, deve passare massimo 15 giorni. Il documento sottoscritto specifica che i tempi di esecuzione sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi del disposto del 1457 codice civile. Quindi si ritiene che se tu non rispetti il termine dei 15 giorni per la consegna del bene, diciamo, stai diciamo, violando uno dei termini essenziali del contratto. L'ADA rileva che effettivamente questi tempi non sono stati in pieno rispettati. Guardiamo la linea del tempo e capiamo cosa succede. Il contratto viene stipulato il 17 marzo, quindi 15 giorni per la consegna si arriva al 1 marzo, primo aprile, lì c'è un errore nella slide, quindi poi la correggo. Mentre diciamo, la consegna avviene il 6 aprile, quindi diciamo, come si evince dal documento di trasporto diciamo, citato che porta la data del 6 aprile, quindi diciamo, avviene 20 giorni dopo la super contatto, quindi con un ritardo di 5 giorni. Quindi diciamo, si rileva che in sede di sottoscrizione del contratto la stazione appaltante aveva acquisito la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società nella quale si dichiarava pronto a fornire i beni entro 15 giorni. Quindi l'ADA dice termine essenziale del contratto, vediamo 15 giorni per la fornitura. Questo, diciamo, questo termine è considerato come un elemento essenziale del contratto, se no, se non ci fosse il rispetto di questi 15 giorni, io stazione appaltante non avrei dato l'incarico o comunque non avrei affidato l'appalto. L'appalto, diciamo, il bene viene consegnato con 5 giorni di ritardo rispetto, diciamo, a quanto previsto dal contratto. Nonostante il legale rappresentante si fosse impegnato a consegnare il bene entro i 15 giorni. Alla luce di quanto sopra, diciamo, si ritiene che il mancato rispetto dei tempi di consegna costituisce una modifica degli elementi essenziali dell'appalto stabiliti nel bando di gara e che quindi, se fosse stata conosciuta dagli altri soggetti, cioè la possibilità di consegnare il bene non entro 15 giorni, ma entro 20, avrebbe portato all'ammissione di ulteriori candidati, alla presentazione di ulteriori diciamo, offerte. E quindi, in quanto tale, questa modifica del contratto deve essere soggetta ad una rettifica del 25% ai sensi del punto 23 della decisione sulle rettifiche finanziarie. Quindi, diciamo, il ritardo nella consegna determina, a parere dell'ADA, che bisogna applicare una rettifica finanziaria cioè, del 25% del contratto. Quindi diciamo, una rettifica finanziaria molto pesante che ha un impatto diciamo, importante diciamo, dal punto di vista della copertura finanziaria dell'intervento. Il CDR
risponde, diciamo, con una serie di motivazioni assolutamente accettabili, ma che l'ADA non, assolutamente non considera, invece, sufficienti per poter, cambiare, il termine della rettifica. Innanzitutto dice che la condizione risolutiva espressa, non determina l'inutilità, prevista dal contratto, non determina l'inutilità, della fornitura, perché comunque noi permanevamo in un ambito di emergenza sanitaria, quindi non accettare l'eventuale ritardo nella consegna dei beni sarebbe stato, comunque una decisione inaccettabile, perché comunque eravamo in piena pandemia. Ma detto questo, specifica il CDR che il ritardo dei 5 giorni non è addebitabile al fornitore, in quanto, era arrivata, visto che questi si trattava di attrezzatura sanitaria, dovevano essere collocate all'interno di una struttura ospedaliera. Poiché ancora la struttura ospedaliera si stava adeguando alle nuove normative sul Covid, quindi dei percorsi del pulito, dello sporco, piuttosto che alla separazione degli spazi da destinare ai pazienti Covid e quelli non Covid, l'ASPA aveva richiesto, di ritardare di qualche giorno la fornitura delle attrezzature, in maniera da finire la predisposizione dei locali dove queste attrezzature dovevano essere. L'ADA, mantiene invece la propria posizione, in quanto ritiene che il mancato rispetto dei termini è invece ascrivibile all'appaltatore, perché ritiene, che questa consegna. Comunque, questo ritardo nella consegna si configura comunque come una modifica del contratto, e che quindi, di questo non si può non tenere conto. Dice anche che nelle carte non ha trovato adeguata documentazione a testimonianza del fatto, che questo ritardo sia stato richiesto dall'ASP. Inoltre, ritiene che se poiché all'RTO hanno partecipato ha partito un solo operatore, ritiene che se fosse stato assegnato un tempo più ampio, sicuramente altri operatori avrebbero potuto, partecipare. Su questo, conoscendo quali erano, le condizioni, e avendo visto tantissime altre affidamenti di acquisto di attrezzature di quel periodo fatto dalla struttura commissariale, ci accorgiamo che non esistevano operatori che avevano attrezzature disponibili in quel momento. Quindi anche, l'aumento a 20 giorni difficilmente avrebbe portato, all'induzione di altri operatori con queste strutture, perché si trattava di ormai attrezzature rare, se non impossibili. Per tale ragione, comunque l'ADA ritiene che debba essere applicata una rettifica del 25% del contratto, e quindi in quanto tale, dobbiamo, procedere alla rettifica del contratto. L'unica cosa, che migliora, comunque che attenua l'importo, l'impatto finanziario sul programma, è che si tratta di progetti retrospettivi, quindi che avevano originariamente una fonte di copertura finanziaria diversa dal poi imputata sul programma operativo, quindi l'eventuale rettifica è possibile mantenerla a carico della fonte finanziaria originale. Quindi, questa, era, credo, l'ultima delle fattispecie, che avevo individuato nell'ambito delle verifiche dell'ADA. Quindi, ritornando, facendo un riepilogo veloce di quelle che sono state, i casi oggi esaminati, abbiamo il caso, dei regimi di aiuto e delle variazioni societarie. Quindi, ricordiamoci, che quando intervengono delle variazioni dei soggetti che
che hanno ottenuto un contributo nell'ambito del regime di aiuto, queste, diciamo, devono essere adeguatamente valutate. Possono, se sono delle variazioni finanziarie nell'ambito del 20%, diciamo, che interessano, diciamo, il 20%, diciamo, delle macrovoci di spesa, allora è possibile considerarle come variazioni non sostanziali e, diciamo, accettarle anche a semplice comunicazione a chiusura dell'investimento. Perché, diciamo, se invece sono di importo finanziario superiore, sicuramente sono delle variazioni sostanziali. Però, diciamo, nel valutare le variazioni bisogna vedere se la variazione in questione, che deve essere comunque comunicata dalla società all'amministrazione o in corso d'opera o a chiusura del progetto, non deve interferire su parametri che hanno determinato la valutazione positiva e che hanno portato a seguito di questo, diciamo, all'assegnazione di un contributo pubblico. Se, diciamo, si tratta di, diciamo, variazioni che intervengono sugli elementi oggetto di valutazione, sicuramente bisogna che l'amministrazione sia informata per tempo, e solo dopo essere stata informata per tempo e aver accettato la variazione, il progetto può proseguire. In caso contrario, bisognerebbe avviare quelle che sono le adeguate, diciamo, contromisure, quindi o la richiesta di informazioni e chiarimenti, piuttosto che l'avvio di procedura di revoca. L'altro elemento di cui abbiamo parlato oggi è il pagamento oltre i 90 giorni. Abbiamo visto, diciamo, che questa fattispecie è una costante di tutti i rapporti di audit. L'ADA hanno fatto di rimarcare il fatto che costantemente il pagamento a seguito della domanda di contributo da parte di un beneficiario pubblico o privato avviene sempre oltre i termini di 90 giorni previsti dall'articolo 132, e che quindi, diciamo, per tale ragione occorre porre in essere degli elementi delle azioni correttive per rientrare, diciamo, nell'ambito, diciamo, dei termini previsti dall'articolo 132. Cosa non semplice e non facile, laddove ci troviamo nel momento in cui siamo all'inizio del periodo dell'anno, quando abbiamo la chiusura dei conti e l'approvazione del bilancio regionale. Altro elemento, diciamo, che abbiamo segnato stamattina è appunto il caso dell'articolo 41,2 bis dell'articolo 50 del DL 50 del 2016, che è appunto la clausola restrittiva della concorrenza legata a debito nei confronti dell'aggiudicatario del costo del funzionamento della piattaforma, diciamo, telematica utilizzata. Questo, diciamo, tipo di addebito di costo, diciamo, abbiamo capito, diciamo, abbiamo visto, diciamo, che non è legittimo, diciamo, secondo la legge, e che anzi oggi è considerato, diciamo, nel corso del tempo, diciamo, sono cambiati gli orientamenti, diciamo, giurisprudenziali, e da clausola legittima, diciamo, dei contratti oggi è divenuta clausola totalmente illegittima, e quindi, diciamo, in quanto tale, diciamo, determina una spesa non ammissibile. Sappiamo che, perché così è scritto nel rapporto di ADA, ma già so per certo, diciamo, che l'ADA ha già inviato una nota alla programmazione in qualità di autorità di coordinamento, quindi a breve arriverà a tutti i dipartimenti questo tipo di verifica, di, diciamo, procedere al ricontrollo di tutti quelli che sono i progetti oggetto di certificazione negli anni dal 2007 in avanti, per individuare quali sono i progetti interessati e quantificarne le rettifiche che occorre apportare. Inoltre, diciamo, la rettifica finanziaria proposta dall'ADA prevede non solo la rettifica del 5% del già certificato, ma se il progetto che viene individuato produrrà una spesa certificata nei prossimi anni, bisogna sempre applicare una rettifica del 5% per tutto, diciamo, fino alla concorrenza dell'intero importo di progetto. L'altra cosa che volevo dire è che dall'esame pratico che noi già abbiamo iniziato a fare a seguito di questa lettura di questo rapporto di audit, ci siamo accorti, diciamo, che la maggior parte delle piattaforme telematiche interessate da questo problema sono riconducibili nell'area della provincia di Messina e nell'area della provincia di Siracusa-Ragusa. Non abbiamo finora ritrovato, diciamo,
altre casistiche di progetti gestiti da piattaforme telematiche, cioè delle altre province siciliane. Quindi immaginiamo che questa clausola rimasta, diciamo, come dire, inserita nei format che hanno utilizzato le stazioni appaltanti, con riferimento appunto, diciamo, a ASMEL in particolare e a un'altra piattaforma che evidentemente si appoggerà ad ASMEL, la piattaforma ASMEL, ubicata, diciamo, nelle tre province di Messina, Siracusa e Ragusa. Finora, diciamo, dalle verifiche che abbiamo fatto noi come assistenza tecnica, non abbiamo rilevato la stessa clausola in altre province. L'altra cosa che abbiamo sapere stamattina invece riguarda la modifica degli elementi essenziali del contratto, in particolar modo, diciamo, di una modifica, di un allungamento dei tempi di soli 5 giorni, diciamo, in un contratto di fornitura di attrezzatura sanitaria che prevedeva, tra gli elementi importanti o, diciamo, principali per l'aggiudicazione dell'appalto, cioè la possibilità di avere una consegna del bene nell'ambito di soli 15 giorni. Quindi, diciamo, aver sforato anche di soli 5 giorni questa consegna, secondo l'ADA ha violato la parità di concorrenza tra tutti gli operatori che, se avessero conosciuto un tempo più lungo, avrebbero potuto in teoria partecipare, anche se ricordiamoci che, essendo in periodo Covid, diciamo, queste, diciamo, attrezzature erano di fatto introvabili. Ricordo, diciamo, più per notizie, diciamo, più per curiosità, che nel momento in cui è avvenuta l'emergenza Covid c'è stata la creazione del commissario straordinario. Sostanzialmente il commissario straordinario aveva poteri, diciamo, assoluti da questo punto di vista, cioè se tu conoscevi un operatore in grado di fornire alla Stato d'Italia mascherine piuttosto che attrezzature sanitarie, di un soggetto che stava ad esempio in Cina, allora se tu riuscivi a semplice conoscenza ad individuare un fornitore in grado di portare in Italia attrezzature o dispositivi di protezione individuale, il commissario aveva possibilità di acquistare senza fare espedire alcun tipo di procedura. Perché è avvenuto questo? Perché, diciamo, ci trovavamo in un momento di emergenza sanitaria dove tutti gli stati a livello mondiale hanno messo in pratica un acquisto senza un acquisto di attrezzature sanitarie per mettere in salvaguardia la propria popolazione. Ci sono stati dei casi di forniture, diciamo, partite dalla Cina. Per esempio, forniture di mascherine partite dalla Cina con dei cargo. Se durante, diciamo, il periodo che l'aereo era in volo, il pagamento di uno Stato membro arrivava alla ditta cinese, allora quando, diciamo, l'aereo faceva scalo, decideva dove andare. Faceva scalo a Rotterdam, allora se il pagamento era venuto prima dall'Italia, proseguiva per l'Italia. Se invece era venuto, diciamo, dalla Svezia, e non è un caso detto a caso, ma un caso reale, l'aereo proseguiva per portare il materiale in Svezia. Quindi noi in quel momento, diciamo, la situazione emergenziale ha fatto sì, diciamo, che sono saltate qualsiasi tipo, diciamo, di regola da una parte, e quindi, diciamo, la modifica, diciamo, di soli 5 giorni della fornitura, diciamo, non avrebbe comportato sicuramente alcun'altra partecipazione di un operatore. Tuttavia, diciamo, se dobbiamo rispettare la norma, in effetti, diciamo, questi 5 giorni, diciamo, se poiché l'ADA non ha accettato, diciamo, la motivazione che questo ritardo era imputabile all'ASP, quindi, diciamo, a un ritardo probabile alla stazione appaltante, diciamo, ma è unicamente ascrivibile al fornitore, allora, diciamo, la rettifica del 25% risulta legittima secondo la normativa comunitaria.